E anche questo mese preparate i popcorn che ne abbiamo finiti una quintalata! Ciao a tutti e bentrovati sul canale! Prima di cominciare a parlare dei prodotti finiti, mi premeva ringraziarvi tutti. Perché io ho caricato l'ultimo video, quelle sulle 44 cose che ho imparato nella vita, un po' titubante, infatti era un video un po' vecchiotto, ve ne accorgete dal fatto che la porta non fosse ancora finita, perché ho procrastinato a lungo il momento di pubblicazione del video, perché pensavo che un video che durava un'ora me lo avreste proprio cassato di brutto, e invece è stato accolto con una sensibilità, con un amore, con una cura, con un'attenzione che non pensavo possibile. Questa è la riprova che a chi guarda YouTube i contenuti piacciono, anche lunghi. L'importante è che ci si ritrovi in quei contenuti. Bene, grazie di cuore per il vostro appoggio. È bellissimo leggere sotto il video di un'ora, sarei rimasta ad ascoltarti per un'altra ora. Grazie, grazie di cuore, siete delle grandi, grandi amiche. Grazie. E adesso vediamo cosa ho finito questo mese. Anche questo mese, ragazzi, un bustone di prodotti finiti. Mi accomodo con molta molta comodità perché ho tanto di cui parlare, tanto tanto. Allora, prendo random dalla busta di Topolino. Ho finito le salviettine Lupilù o Lupilù, dipende da chi lo legge. E allora queste, che sono vendute alla Lidl, sono 80 salviettine imbevute che mi servono per fare qualunque cosa. Ragazzi, veramente le utilizzo per struccarmi, non sono wow per struccarsi, comunque struccano se uno insiste leggermente di più. Poi le utilizzo per pulirmi le mani, le utilizzo per gli swatch quando faccio i video, le utilizzo per pulirmi le mani durante i video di Arte per Te, le utilizzo tantissimo per Enzo quando usciamo e siamo a corto d'acqua, ottime. Anche per la detersione dei bambini, non irritano, perché io queste le utilizzavo anche per Enzo quando era piccolino e magari eravamo fuori e faceva qualche cosa che non avrebbe dovuto fare, e con queste io ero tranquilla, il culetto non si arrossava e pulivo perfettamente, detergevo perfettamente tutta la zona. Ottimo rapporto qualità prezzo. Ho finito questo della Ecosline, l'ossigeno a 20. Mi è molto piaciuto, mi piace soprattutto il fatto che sia un ossigeno profumato e quindi mascheri quell'odore invadente di ossigeno. Non ricomprerò più questo a 20, ora ricomprerò quello a 30, perché oramai il 20 non mi basta più, però è molto buono. Ho finito, sempre preso da Lidl, il pH Bio Bagno Doccia all'avena. Questo è un prodotto universale, io lo uso per la detersione del viso, lo uso per la detersione del corpo, igiene intima, un po' tutto. È un prodotto veramente versatile, delicato, pulisce bene ma non troppo a fondo, non è aggressivo, rispetta la pelle, la lascia idratata, ottimo, ottimo prodotto. Ho finito una confezione di tintura Villa Lodola. Come sapete io adoro questo tipo di tintura, quando trovo il mio colore lo prendo sempre, anche se questa volta non mi ha dato grandi risultati, perché questo è il terzo shampoo che faccio e già intravedo cose che non dovrei vedere. E non so, probabilmente dipende anche dalla questione ormonale. Secondo me le tinture prendono differentemente a seconda del periodo del mese in cui le si faccia. Apro il pacchettino perché dentro ho conservato le bustine degli shampoo e dei balsamo. E lo shampoo Lucens è buono, senza siliconi, senza parabeni. Questa è una tintura totalmente bio, vi faccio vedere tutte le cose che non ci sono. E senza tutte queste cose, fate un fermo immagine e rendetevi conto di quanto buona sia. E altrettanto buono è il balsamo, che è una roba fantastica, perché quando lo mettete in testa a capello bagnato sembra
nulla di che. Mentre una volta sciacquato il capello, quando togliete l'eccesso di umido con l'asciugamani, poi vi rendete conto di che lavoro condizionante lui abbia fatto. Quindi è un ottimo prodotto, lo prendo. Trovo maggiori colori da Natura Sì, che mi viene un pochettino più scomodo, più lontano, per questo non ci vado spesso, e costa sugli 11 euro, 13 euro, a seconda che ci siano gli sconti oppure no. Questa volta l'ho beccato a 11 euro, ottimo, ottimo prodotto. Ho finito, oramai è veramente vetusta, il limotto della Essence. Lo butto perché non lima più, non fa più la sua funzione, è un ottimo limotto. Ha 6 facce, ognuna di queste ha un utilizzo differente, c'è per limare, per lisciare, per lucidare, per levigare, insomma le classiche limotte, ma questa della Essence è tra le migliori. Ho finito un latte detergente, il Daily Care del Rilastil. Non mi è piaciuto moltissimo, non è colpa sua, io non amo molto il latte detergente, mi dà una sensazione di calore sul viso, di calore appiccicato sul viso, che io non amo, e mi lascia sempre un pochettino unta, anche se dopo io sciacquo e passo il tonico, ma non mi fa impazzire, quindi non lo ricomprerò. Non ricomprerò questo, fino adesso ho comprato tutto io, questo invece mi è stato inviato dall'azienda, la Giada Cosmetics, shampoo volumizzante per capelli sottili, formula a base di estratti vegetali biologici. Allora, come volumizzante fa il suo dovere, nel senso, a me i capelli li volumizza, io ho un capello sottile, normale, né troppo grasso né troppo secco, certo ce l'ho più grasso sulla cute, più secco sulle punte, ma credo sia un capello normale il mio, molto sottile, che tiene bene la forma. Ingredienti ottimi, totalmente bio, un inci fantastico, la volumizzazione la dà, solo che mi ingrassa i capelli alla velocità della luce. Faccio lo shampoo, dura un giorno, poi devo rilavare il capello e questo non va bene. Non va bene perché se non lavo mi viene un prurito e un senso di unto che è orrendo da tenere in testa. Quindi non è promosso, solo per questo motivo, perché sì, lo shampoo deve avere un buon inci, lo shampoo fa il suo lavoro, ma io devo avere anche la libertà di non lavarmi i capelli ogni santo giorno, e con questo non è possibile. CN bastoncini cotonati 300, poco più o poco meno di un euro, non ricordo, della CN, ottimi, io li uso per ripulire il trucco, mi trovo benissimo, ho già acquistato la confezione sostitutiva. Butto perché è vecchissimo questo deodorante all'allume di Rocca. Io questo lo adopero principalmente in estate e ho ripreso le cose dell'estate scorsa, ho trovato questo reperto che invece butto e sostituirò con uno nuovo. Lo so che è ancora buono, che no, però proprio mi fa senso a riutilizzarlo perché è proprio vetusto, quindi lo butto via. È molto buono e questo è l'allume di Rocca di Natura Amica, lo trova ottimo anche Gabriele. Ho finito una confezione di CN detergente Hot Pink 24 ore, questo è un ottimo, ottimo deodorante che non vi fa puzzare neanche se fate la maratona di New York con 40 gradi. Certo, adesso che arriva l'estate diventa un pochino aggressivo, pur non contenendo sali di alluminio, e ovviamente alluminio cloridrato no, quindi è molto buono, è delicato per certi aspetti, però ha una profumazione molto intensa, molto aggressiva, e anche lo spray quando lo spruzzate è veramente molto pazzesco, quindi bisogna maneggiarlo con cura. Butto, ma non è del tutto finito, il balsamo Pantene, per lo stesso motivo di questo, mi ingrassa i capelli alla velocità della luce. Quello l'ho finito perché è un costo differente da questo, perché quello è un costo elevato, quindi l'abbiamo finito in famiglia. Questo lo uso solo io e sinceramente riempire i capelli di siliconi per avere anche un effetto schifoso, cioè schifoso, me li unge, mi durano un giorno e mezzo. Al favore del Pantene, cosa che questo in realtà non ha, posso dire che ha un profumo
paradisiaco, mentre lo shampoo di Giada, anche il profumo, non è nulla di eccezionale, non viene la voglia di utilizzarlo anche solo per il profumo, mentre col Pantene il rischio potrebbe esserci. Ho finito due confezioni di gel igienizzante per le mani. Io non ne faccio un grande utilizzo, questo mese le ho finite perché le ho ritrovate sul fondo del cassetto, ho detto devo utilizzarli e li ho utilizzati. Ma se non li ho, quando sono fuori vado a lavare le mani oppure vado di salviettine umidificate, quindi non ne sento tanto la necessità e non mi piace come metodo di pulitura delle mani. Quindi le ho finite, ma amen, non le ricomprerò. Ho finito, anche se pare che ce ne sia tanto, ma in realtà questo proprio non si riesce a prendere, l'Hand Wash Milk and Honey della Sien, un detergente per le mani, questo lo tenevo in cucina, è buonissimo, non mi secca le mani, mi trovo abbastanza bene, è un detergente senza infamia e senza lode. Poi butto via, non posso dire ho finito, la spazzola naturale per il corpo. La butto via perché ha cominciato a perdere un sacco di peli e perché quando mi strigliavo cominciava a pizzicare, cosa che all'inizio non faceva, cioè ha un bel massaggio forte e tenace, però non pizzicava, non massaggiava senza pungere. Adesso invece con l'usura vuol dire che le punte non sono più stondate e comincia a pungere e dare fastidio, quindi la sensazione sotto la doccia non mi piace. Le spazzole per la doccia e in generale vanno cambiate abbastanza spesso. La tolgo da quell'utilizzo, la destinerò ad altro. Penso che la destinerò a pulizia di cose di casa, quindi la tolgo dal beauty ma non la butto via, la riciclo. Finito il Mentadent White Now, che è buonissimo di sapore ma non mi ha fatto brillare i denti per bianchezza, insomma, più bianchi subito no, più freschi subito sì. Ho finito anche una tintura di queste della Schwarzkopf, testa nera, ho buttato la scatola, ho tenuto il tubetto, buona, questa l'ho fatta a inizio del mese, lo sapete, la palette testa nera a me piace molto, specie questa professionale, mi ci trovo molto bene. Ho finito un pacco di salviettine intime, sempre, io non le uso come salviettine intime, le uso come salviettine all'occorrenza e mi trovo bene, sono pratiche perché sono piccoline e vanno anche nelle borsette piccole, le trovo alla Lidl. Ho finito anche queste che sono le salviettine struccanti di Wycon, sono delle ottime salviette struccanti, non fanno venire i brufoli, tolgono via tutto il trucco, avvertenza, ultimamente grondano di prodotto, ad alcuni piacerà questa abbondanza eccessiva di prodotto, io invece preferisco la via di mezzo, né troppo asciutte né troppo grondanti, perché l'utilità di queste salviettina io la trovo soprattutto nelle sere pigre in cui voglio struccarmi a letto e se inondo il letto non va bene, non va bene, se mi devo alzare per andare in bagno a struccarmi tanto vale che procedo con la mia routine classica e mi strucco in maniera più approfondita, in maniera più puntuale con vari prodotti. Ho finito lo shampoo all'avena e miglio, sempre pH bio di Sien, mi sono trovata bene, non mi faceva impazzire il profumo, quasi non pervenuto, però mi sono trovata bene, un buon prodottino. Anche questo è un buonissimo prodotto della Fructis, capelli normali, balsamo fortificante, vitamina B3, B6, essenza di pompelmo, senza siliconi e parabeni, della Fructis. Il profumo energizzante mi fa impazzire, questo con gli agrumi, mi è piaciuto molto questo balsamo, un po' meno di quello all'argilla dell'Elviv, però è comunque un buonissimo balsamo, non appesantisce i capelli, li districa, li disciplina, è veramente molto buono. Ho finito un altro tubetto di gel di aloe della Omia, ho già ricomprato il sostituto, mi piace un sacco, è l'unico gel di aloe che mi piace per consistenza, non lo trovo né grumoso né liquido, è una crema facilmente fruibile, che non fa schifo al tatto, perché quando esce in quelle confezioni quello tutto gelatinoso e grumoso a me non piace. Questo è un bel gel fluido e comunque è 90% di aloe vera e quindi questo è l'inci, ha un'ottima
ottimo, ottimo Inci, io lo trovo all'OBS, ormai soltanto all'OBS. Prima lo trovavo anche alla Auchan, ora non più. Un altro detergente per le mani, questo invece lo tenevo in bagno, il Sensitive della Sien, molto buono, delicato rispetto alle mani, pulisce bene, non lascia profumi troppo intensi sulle mani, mi piace un sacco. Ho finito il Bleach di Sien, l'olio anticellulite che io adopero come olio per il corpo sotto la doccia, mi trovo sempre molto bene, vado riacquistandolo di volta in volta. Questa era la combo che mi piaceva un sacco: bagnavo la pelle, mi cospargevo di olio e massaggiavo delicatamente con questa. Ora devo trovare un'alternativa, oggi ne ho provata una ma non mi è piaciuta per niente e ve la faccio vedere subito. Avevo comprato alla Lidl e avevo comprato lo scrub in scatola gringo, ve lo metto così. Questi dovrebbero essere degli scarti di mais in polvere, in granuli, che poi voi miscelate con il vostro olio o con una crema e ve li passate e vi scrubbano. Il problema è che con questa roba intasate gli scarichi, nel senso che io ho cominciato a passarlo, la sensazione è anche piacevole, scrubba bene, non è aggressivo ma neanche blando, è un buono scrub. Però non si scioglie con l'acqua, quindi tutto questo popò, che è una bella bustina piena di pietroline, insomma tipo pietroline ma sono appunto scarti di mais, vanno a finire nello scarico e secondo me lo intasa, perché io l'ho tenuto poi in soluzione acquosa per molto tempo e non si è sciolto, quindi io nello scarico mio non lo userò e queste bustine le volterò a un utilizzo creativo di crafting, tipo sabbiolina grossa, vedremo cosa ne farò, ma non mi è piaciuto. Poi Enzino ed io abbiamo finito questo profumino delizioso, soprannominato da Enzo il profumo dell'amore vero, perché la boccetta era a forma di cuore e questo l'aveva regalato mia madre a me, ma io l'ho utilizzato tutte le mattine per spruzzarne per farne una vaporizzata su Enzino prima di mandarla a scuola. Purtroppo questa lacrima di prodotto qui non si riesce proprio a tirare fuori in nessuna maniera e nessuna posizione della boccetta, quindi va perduta. Un buon profumo, il Moschino Pink Bouquet, veramente un profumo dolce, fiorito, frizzante, allegro, giovane, veramente carino, adattissimo per i bimbi e per i teenager. Un po' troppo ingenuo per gli adulti come profumo, poco intrigante, diciamo così. Poi ho finito una confezione di dischetti struccanti Makeup Pads 140, quelli un pochettino in sintetico, non 100% cotone, della Sien, che io preferisco per qualità, per consistenza. E poi ho finito due smalti, questo della Pisvai, quella P2 bianco ghiaccio, bellissimo, uno dei miei smalti preferiti. L'ho potuto mettere soltanto una volta perché poi era troppo geloso, quindi basta più, è arrivato il tempo di dismetterlo. E ho finito uno smalto fantastico, il 627 di Pupa. Questo, se lo trovo ad un buon prezzo, lo ricompro, perché devo dire, io non avevo mai utilizzato gli smalti di Pupa sino a quando, pochi mesi fa, no, l'estate scorsa, all'inizio dell'estate scorsa, non ho trovato una promozione in cui ho acquistato questi smaltini a 1 euro cada uno. Li ho provati e devo dire che sono fenomenali. Come sapete, adesso ho girato una serie di video per la Raffaello e lo smalto che mi ha accompagnato per tutti e 16 video, perché non potevo cambiare smalto, o meglio, io lo cambiavo in continuazione, però doveva essere sempre lo stesso tono ed avevo scelto questo bel rosso vivo. Adesso oggi ce l'ho lo smalto, ma ho deciso che da appena rimuovo questo per un po' di tempo, che è un altro Pupa comunque, per un po' di tempo smalto non ne metterò più, perché ho i pollici ridotti malissimo, perché appunto per girare questi video non facevo altro che si sbeccava l'unghia, toglievo lo smalto e rimettevo lo smalto, toglievo lo smalto e rimettevo lo smalto, le unghie per
un mese hanno avuto in continuazione lo smalto rimesso quasi tutti i giorni. Infatti la boccetta è finita, totalmente finita, totalmente finita. L'ho potuto raccogliere fino all'ultimo, devo dire è stato un ottimo smalto anche per quello. Ho finito e ho adorato questa ciprietta che è la della Benecos, la Natural Translucent Powder mattificante. Vi faccio vedere, è così in questa confezione quadrata piccolina. L'ho molto amata soprattutto per il contorno occhi, una polvere sottile trasparente, si presenta in una cialdina bianca però in realtà è sottile, trasparente, stabile, è veramente mattificante, costa pochissimo, me l'ha inviata l'azienda ed è buonissima, se mi capiterà la ricomprerò. E ho finito anche l'ombretto numero 41 di Wycon, che era un lilla. In realtà non l'ho proprio finito, ma l'ho mixato alla cipria in polvere di Wycon per creare un effetto più colorito per adesso la bella stagione, che vede il mio incarnato essere troppo pallido. Almeno diamo una parvenza di correzione con il lilla e mi trovo molto bene. Butto via, perché lo butto via, perché non è utilizzabile per fare nulla questo gel tattoo per le sopracciglia, una idiozia colossale di Kiko, 8 euro buttate. Questo gel marrone che una volta asciutto dovrebbe lasciare un'orma indelebile sull'arco delle sopracciglia, in realtà non è così, se ne va troppo facilmente e quindi non assolve al suo compito. Conseguentemente, ciao ciao, è inutile farlo stare lì in giacenza senza mai utilizzarlo. Butto via di Wycon questo Airstroke 3D Eyebrow, questo pennellino con tre punte che dovrebbe dispensare il gel per le sopracciglia. L'ho utilizzato finché il gel è venuto fuori, come vedete non esce più, sarà finito, ma è durato 10 giorni, quindi non ne vedo l'utilità. Era una collezione limitata, ma ben che sia così, perché nessuna utilità. Ho finito anche l'eyebrow marker di Kiko, che in realtà non è del tutto finito, ancora c'è, però consumandosi ha tirato fuori questo rosso carota che è immettibile sulle sopracciglia, cioè veramente sembrano le sopracciglia di Pippi Calzelunghe. Quindi il numero 4, io già lo sapevo che era troppo rosso, esaurendosi la parte carica del pennarello rimane appunto soltanto il tono rosso e quindi diventa assolutamente immettibile. Anche questa era una collezione limitata, mi sembra, non lo so, comunque finito anche lui. Adesso vi faccio vedere crema viso rassodante Domus Olea, mi piace un sacco, ne ho usati tre campioncini e qui vi faccio vedere questo. Devo dire che quando finirò le mie creme, ne ho in questo momento una strage aperte quindi passerà molto tempo, ma andrò a prenderla, infatti adesso questo lo metto tra le pagine dell'agenda perché voglio ricordarmelo. Ho fatto un patch panda per rilassare il contorno occhi proprio l'altro ieri, uscita dal tunnel del lavoro pazzesco in cui non mi sono curata per niente, ho ripreso a prendere cura di me stessa e ho fatto un panda dream. Lo sapete, questi non sono miracolosi, non sono eccelsi come dischetti contorno occhi, però ti costringono a stare quei 20 minuti in poltrona a rilassarti e quindi sono una panacea per l'anima più che per il contorno occhi. Io li ho presi a un prezzo irrisorio in un pacchetto su Amazon, devo dire mi piacciono, non posso dire che non mi piacciono, certo ne ho provati di meglio, ma quelli meglio erano a un prezzo ben più superiore, quindi come decongestionante, ecco, se volete un effetto decongestionante del contorno occhi va più che bene, sgonfia leggermente, decongestiona, rilassa lo sguardo, rilassa questa zona,
certo le rughe non le toglie, ma questo non penso sia proprio specifico per le rughe, penso sia più per le occhiaie Panda, però devo dire che è un ottimo decongestionante. E poi ho finito anche l'Intense Nutrition Body, sempre di Mossa, dico sempre perché io utilizzo moltissimo questo brand, buonissimo. Io dei prodotti di Mossa quello che adoro sono le fragranze. La cosa bella è che c'è scritto che sono tutti senza fragranze. In realtà è vero, sono tutti senza fragranza, ma l'odore è l'odore loro proprio del prodotto, che è fatto principalmente da frutta e che rimane nella crema ed è spettacolare, oltre ad avere un inci fenomenale. Questa è nutriente e è fenomenale, emoliente. Io mi ricordo che con questa ci ho fatto il petto qua, la parte superiore dello sterno petto, perché era sentivo proprio tirare la pelle, ero in macchina, avevo questo in borsa e l'ho utilizzato e mi sono ristorata. Un po' di profumo come aromaterapia e un po' anche per la sensazione di elasticità che la pelle ha ricevuto. Una maschera che ho trovato stupenda, non le avrei dato 2 lire presa da acqua e sapone così per provarla, perché avevo finito le maschere in crema e ogni tanto io me ne faccio. My Mask, trattamento di bellezza, maschera viso anti-age, pelli mature, nutriente ed elasticizzante, con burro di karité, olio di jojoba e melograno, senza parabeni ed dermatologicamente testata, è certificata ICEA. È una maschera fenomenale, alla faccia di Dan Peterson. No vabbè, è molto buona, molto restitutiva, molto lenitiva, molto rimpinguante, rimpolpante, lì per lì ovviamente, non sono ovviamente delle cose che perdurano più di 3 ore dopo la maschera, a meno che voi poi non facciate una maschera al giorno e allora quello è un altro discorso. Ma come esperienza occasionale è un'esperienza piacevole per la pelle, molto molto restitutiva, mi è piaciuta tantissimo. Bene, questi miei pochi prodotti finiti di cos'era? Aprile? Sì, aprile. I miei pochissimi prodotti finiti di aprile, un aprile per me carico di lavoro, quindi molto stressante, in cui appunto avete visto più che altro prodotti per la detersione, perché giusto quello ho fatto, mi sono lavata, no, mi sono anche molto truccata, ma soprattutto ho smaltato le unghie, quindi quelli erano i concetti fondamentali, e un sacco di salviettine le ho usate perché appunto facendo video pulivo il piano da lavoro, mi pulivo le mani, insomma un prodotti finiti che è lo specchio di quella che è la mia vita in realtà. Spero di avervi tenuto compagnia, di avervi dato qualche informazione utile sui prodotti che ho utilizzato, e se avete qualche sostituto da consigliarmi ovviamente lasciatemelo detto qua sotto. Bene, noi ci rivediamo al prossimo video, sempre qui, un grande bacio, ciao!